GF VIP 7, urla all'esterno della casa contro non fare la gatta morta con Daniele. Domenica 26 febbraio, alcune persone si sono dirette all'esterno della casa del grande fratello VIP 7 e hanno iniziato a urlare contro Nicole Murgia. Le persone in questione hanno chiesto all'attrice di smetterla di fare la gatta morta con Daniele Dal Moro. In quel momento Oriana Marzoli si trovava al fianco di Nicole, una volta ascoltate le urla, si è girata di scatto verso l'amica. Nella casa di Cinecittà, Daniele Dal Moro si è avvicinato a Oriana Marzoli, attualmente la coppia sta vivendo un momento di difficoltà a causa di una serie di incomprensioni caratteriali. Nicole Murgia, essendo amica di Oriana e Daniele, in questi giorni ha cercato di mediare fra i due coinquilini. Ma invano. L'atteggiamento dell'attrice, però, non sembra piacere ai fan della coppia. Per questo motivo domenica 26 febbraio, alcuni fan degli Oriana e si sono diretti all'esterno della casa e hanno urlato per catturare l'attenzione di Nicole: Murgia, non fare la gatta morta con Daniele, hai rotto le pi. Punto. A finire al centro delle polemiche, probabilmente c'è stato un abbraccio di troppo da parte dell'attrice nei confronti dell'imprenditore veneto. Pochi giorni dopo l'ingresso al reality show, Nicole si è subito avvicinata a Daniele come amica. Ma successivamente aveva confidato di essere attratta dal coinquilino. Nel momento in cui Murgia ha appreso che Daniele interessava la sua amica Oriana, ha preferito fare un passo indietro. Nel momento in cui ci sono state arrivate le urla all'indirizzo, Oriana Marzoli ha assistito alla scena poiché si trovava in cortiletto. L'influencer venezuelana si è girata di scatto verso l'amica e l'ha osservata. Non è la prima volta che dall'esterno arrivano delle urla contro Nicole. Tuttavia, Oriana e Murgia hanno sempre continuato a coltivare il loro rapporto di amicizia. Nel frattempo, l'episodio che ha coinvolto Murgia non è passato inosservato ai telespettatori della diretta H24 del Grande Fratello VIP 7. Su Twitter, un utente ha chiosato: che ridere, Nicole non ha neanche il coraggio di guardare Oriana. Un altro utente ha chiosato: aiuto, la faccia di Oriana. Secondo un utente, gli autori, anziché alzare il volume della musica come spesso accade, avrebbero lasciato di proposito che Marzoli ascoltasse il messaggio dall'esterno. Secondo un telespettatore, anche Daniele avrebbe dato modo a Murgia di avvicinarsi, non è sempre colpa della donna. Infine c'è chi è convinto che Oriana non sia realmente interessata all'imprenditore veneto, vista la sua reazione.